Il successo del Ravenna Break Festival, il weekend dedicato ai Lega organizzato da Romagna Lugo al Mar, porta con sé una polemica inaspettata. Ad accendere la miccia è una guerra di cifre sull'affluenza del pubblico. C'è chi afferma poco più di 7.000, chi parla di numeri maggiori, oltre i 10.000. Numeri comunque importanti che a quanto pare hanno portato problemi nella gestione della manifestazione. Da qui le lamentele di Romagna Lugo che si sarebbe aspettata più sostegno visto anche il successo della scorsa edizione dell'evento dedicato ai Lego. A chiedere quindi delucidazione è il Movimento Civico Cambierà che in previsione del prossimo Consiglio Comunale ha presentato un question time per capire come mai di fronte ad una manifestazione di prevedibile richiamo ci si sia ritrovati impreparati. Diciamo che la nostra prima domanda è a questo punto chiedere che tipo di obiettivi si hanno di questo museo, cioè se di fronte a un evento che ha portato una mole di persone così importante in due giorni e tra l'altro prevedibile perché l'anno scorso più o meno ha portato a tante persone uguali a quest'anno se non qualcosa in meno, cioè quindi prevedibilmente si poteva organizzare tutto molto meglio, a maggior ragione implementando quantomeno l'organico del personale, visto che esistono anche forme contrattuali che consentono di assumere delle persone anche per poche ore in un giorno. Pertanto trovo assurdo che l'organizzazione sia dovuta uscire lamentando di aver dovuto implementare l'organico con propri associati, volontari, è completamente folle, perché a questo punto la domanda è che cosa vogliamo fare di questo museo? Cioè soltanto mostre da poche centinaia di persone o cerchiamo la mostra che ci porti le migliaia di persone? Ma a questo punto siamo in grado di gestirle le migliaia di persone oppure no? Perché al momento la risposta è evidentemente no. Ecco, infatti molti si sono lamentati delle lunghe code la domenica pomeriggio, si parla anche di code di un'ora e mezza, non proprio forse il biglietto da visita migliore. Ma allora sulla coda potrei anche avere una lancia da spezzare, nel senso che fare entrare contestualmente migliaia di persone in un edificio, sia esso il MAR, come qualunque altro edificio, esistono comunque anche delle norme di sicurezza che comprendono anche delle capienze massime. Quindi è ovvio ed è inevitabile che di fronte a una cosa che attrae tanta gente e che ha una durata così breve come la mostra Lego che è durata un weekend, cioè il po' di fila e la fila anche di un'ora è inevitabile, cioè non vedo nella fila un deterrente per dire ah c'è fila non vado, cioè se c'è fila vuol dire che c'è tanta gente interessata a quell'evento e probabilmente ne vale la pena. Quindi non, per me non è la fila il problema è nel momento in cui si entra il non avere del supporto di personale adeguato affinché ci sia un'organizzazione dell'affluenza e del flusso di persone adeguato allo smaltimento quindi di questa fila. Questo è importante.